cosa rappresenta per lei questa partita con la Fiorentina? Beh, un'altra partita di campionato, perché giochiamo con una squadra che sta facendo molto bene. Dall'altra parte penso anche noi, abbiamo fatto bene in tutti i tempi, come risultati, come comportamento. Speriamo che nasce una bella partita. Cosa le colpisce di più del calcio di Montella? Abbiamo una squadra che gioca bene. Gioca bene, sono attivi, si propongono. E se per qualcuno è sorpresa, ripeto, anche Catania l'anno scorso ha giocato super giù lo stesso calcio, anche se con altri interpreti. Senta, tra l'altro Montella ha parlato pochi minuti fa, ha detto una cosa, insomma, anche scherzandoci sopra, ha detto: ma se a Roma vedo che è in discussione De Rossi, potrebbe venire a Firenze. Ma ripeto, lo ha detto scherzando col sorriso. Lei risponde qualcosa su questo tema, Montella? No, io penso che non c'è da scherzare su questo argomento, visto che voi più che informare disinformate, e mi dispiace questo. Perché dice questo? Vuole fare qualche... Perché ho sentito servizio anche suo, sì. Qual è la cosa che pensa sia stata una disinformazione sulle sue dichiarazioni di due giorni fa? Tutto. Io dico, quando non si dicono le parole che dico io nelle interviste, si aggiungono, si correggono, è l'altro, visto che non avete fatto voi direttamente. Cosa ha trovato di errato, no? Per capire intanto se vuole fare il chiarimento. Io dico tutto, per me è stato un pezzo allucinante. Chiudiamo la questione, visto che insomma non ha gradito come è stata riportata questa intervista di De Rossi. Le chiedo se ha deciso... Non c'era l'intervista di De Rossi, però l'intervista sull'argomento De Rossi, no? Penso che non intendesse quello. Ha deciso il... problema di intervista, l'intervista mi sta bene, a me mi sta male commenti e cambio delle parole e dei sensi. Prego, andiamo avanti. No, per chiudere il discorso, visto che torna dopo tre giorni di squalifica, lei ha già deciso se tornerà anche in campo al primo minuto o no? È a disposizione, lo sapete che formazione vado domani. Mediaset. Buongiorno, mister. Buongiorno. Qualcuno dice che potrebbe essere la partita della svolta, nel senso che oltre alla possibile quarta vittoria consecutiva, arriverebbe anche contro un avversario importante che sta giocando bene, per qualcuno la rivelazione del campionato. Glielo chiedo non per il valore, sono sempre tre punti, ma per un discorso d'autostima e convinzione della squadra. Penso che io stessi mi dice ogni conferenza stampa, sempre quella che viene dopo e sempre quella che è decisiva. Per me è un campionato, si giocano tante partite e bisogna farne una alla volta. È normale che se si vince si migliora la classifica, si prende più convinzione. Se non si vince si vede che si deve lavorare di più.